soffre più del previsto e magari dell'ecito la cireale, ma alla fine c'entra l'obiettivo di due punti preziosi, due punti che gli consentono di allungare il passo distanziando il Mazzara e di riappropriarsi di un primato che gli spetta, il giudizio è unanime di diritto. È stata una partita un po' strana, nella quale la cireale ha alternato momenti di gran gioco a pause incomprensibili, sfruttate queste puntualmente dall'avversario, il Gangi di Pogliana, per insediare da presso la porta di Giuffrida. Una sorpresa comunque la formazione madonita, che ha riscosso consensi unanimi per aver cercato il confronto alla pari con la capolista e superando, non è stato merito da poco, la tentazione del non gioco, giocando anzi un buon calcio. A cireale a sprazzi, dicevo, ma grande davvero nei primi 20 minuti, fino a quanto cioè ad Amato è riuscito di battere Storiale. L'azione, che sarebbe dovuta risultare decisiva, ha avuto origine da un angolo di Chico, con correzione di Carnà e traversone tagliente di Barraco. Amato, che era già andato in due occasioni vicinissimo al gol, ha trovato il guizzo vincente. Passati in vantaggio, la cireale si è seduto, nel senso che non ha affondato la propria azione con la perentorietà di inizio partita, compiacendosi piuttosto di un gioco fine a se stesso. Il Ganci ha preso animo a mano che scorrevano i minuti e nella ripresa si è trovato in due occasioni a due passi dal pareggio. Non senza, però, è giusto rilevarlo, aver rischiato di capitolare in almeno due occasioni. La prima fallita da Manga per difetto di coordinazione, la seconda ciccata da Mongado. Ma eccole le due azioni che hanno fatto tremare Giuffrida. 29esimo, Francioni, grandissima partita, crossa dalla sinistra. La testa di Tarantino è puntuale sulla traiettoria. Giuffrida, bravissimo nell'occasione, vola a deviare in angolo. 31esimo, calcio piazzato per farlo di ingenuo su Tarantino. Ed ancora Francioni protagonista. Un pallonetto delizioso il suo, che timbra però l'incrocio dei pali della porta accese. Poi la cireale, con breve al posto di Manga, chiude tutti i varchi. La vittoria è salva, ma quanta paura. Campionato interregionale, girone N, ottava di ritorno. A Cireale Gangi 1-0, Agrigento Favaranissa 1-0, Bagheria Vittoria 2-1, Comiso Palermo Olimpia 2-1, Enna Mazzara 0-35, Agrigento Favara 34, Partini Caudace 30, Scicli 29, Comiso e Marsala 27, Bagheria Paternò 24.